Grazie al senatore, ha chiarito molto bene anche i profili diciamo, costituzionali delicati diciamo, di intervenire su questa materia. Io adesso vorrei, prima di arrivare alla parte conclusiva del nostro convegno, dare la parola per due interventi a Stefano Guarnieri e alla signora Giuseppina Castagniti Mastroieni. Sono entrambi due animatori, molti di voi li conoscono, di associazioni civili impegnate sul fronte di cui stiamo parlando. Ahimè, entrambi, come immaginabile, vengono da un'esperienza di dolore che è collegata esattamente agli incidenti stradali. Stefano Guarnieri è il presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri, dal nome del figlio, rimasto vittima di un incidente stradale nel 2010 nel Parco dei Cascini a Firenze. Aveva 17 anni e mezzo, i genitori hanno costituito un'associazione per ricordarlo, per salvare altre vite umane, e lo stesso Stefano, che è un manager, ha prodotto un piano per l'amministrazione comunale di Firenze che si chiama Piano David, che si propone di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali, cioè parlando di Firenze, cioè di salvare 58 vite umane all'anno. Prego, Guarnieri. Sì, buongiorno a tutti intanto e grazie veramente di avermi dato l'opportunità di essere qui. Ringrazio particolarmente il dottor Sgalla che è sempre molto sensibile, e devo dire visitare il Sacrario fa veramente una gran bella impressione, perché ci fa sentire una grandissima vicinanza di tutte le forze dell'ordine, in questo caso la polizia, e ci rende presente il sacrificio che ognuno di voi fa in ogni giorno nel vostro lavoro. Il vostro lavoro è veramente importante, a volte vi dico siete come dei medici, perché anzi anche meglio dei medici, perché potete veramente salvare tante vite, quindi vi ringrazio per questo. Io allora vorrei parlare, abbiamo parlato di un po' di numeri, ma dietro ai numeri purtroppo c'era Stalin, diceva le statistiche, cioè tanti morti sono una statistica, un morto solo è una storia. E io vi volevo raccontare ovviamente la storia di Lorenzo, e quindi vorrei magari prendiamo in questo filmato, no? Se può cliccare, tornare indietro un attimo e clicca sul filmato. Questa è la storia di mio figlio, molto brevemente, sono due minuti, un filmato che racconta quello che ci è accaduto. No, aspetta. Dai. Lorenzo era un bravo ragazzo, diciamo così, era un grande ragazzo proprio perché era un ragazzo normalissimo, che aveva dei valori, che rispettava la sua vita e quella degli altri. Naturalmente era un ragazzino, aveva 17 anni e mezzo, quindi doveva crescere ancora. Il tempo non può spegnere il dolore per la morte di un figlio, nulla lo può fare. La camera di Lorenzo è rimasta come lui l'ha lasciata la sera del 1° giugno di 2 anni fa. Quella sera Lorenzo tornava in motorino al solito orario, dopo essere stato a un concerto con gli amici alle Cascine a Firenze. Quella sera io avevo anche un po' di febbre, quindi non stavo tanto bene, e lui mi ha detto: non ti preoccupare mamma, vai a letto, intanto io torno alla solita ora. E mi voleva dare un bacio, gli ho detto: no, me lo dare, sennò ti attacco l'influenza. E così è uscito. In un attimo quei 17 anni sono finiti sull'asfalto di Via degli Olmi, perché lì quella sera Piero Passarò, 46enne, fornaio, guidava stordito dall'alcol e dalla cannabis e sbandando ha travolto Lorenzo, la sua vita e quella della sua famiglia. L'assassino Lorenzo non è mai stato arrestato e mai lo sarà. Noi al momento siamo al primo grado di giudizio, quindi c'è stata la prima sentenza, 2 anni e 8 mesi. Non si è mai fatto sentire, non ha mai scritto una lettera che ci è pervenuta tramite l'avvocato, ma non era una lettera né di richiesta di scuse né di perdono. Non l'abbiamo mai incontrato, né mai visto, in tribunale non si è mai presentato perché ha la possibilità di farlo. Come la notte non faccio rumore se cade per te. I genitori di Lorenzo Guarnieri, gli amici dell'associazione che porta il suo nome, chiedono giustizia ora e combattono la battaglia di molte famiglie per introdurre nel codice penale l'omicidio stradale. Nel sindaco di Firenze, Matteo Renzi, hanno trovato un interlocutore. È per te.
queste sono le storie, e quindi sono queste storie sono tantissime. E vi far rendere conto, un crimine stradale è un crimine veramente importante. Se può andare alla prossima, questo, ecco, questo eravamo io e mio figlio 2 mesi prima che cadesse, stavamo pensando al nostro futuro, a cosa potevamo fare insieme. Ecco, se va in quella prossima, ecco quello che accade, io sono sulla destra e mio figlio è sulla sinistra. In un decimo di secondo, per un comportamento criminale alla guida, cioè qui non c'è nessun tipo di, come dire, sbadatezza, non c'è niente, c'è un comportamento criminale alla guida, ecco, un futuro di un ragazzo di 17 anni, il futuro di una famiglia, tutto si interrompe. E allora, questo è per darvi un'idea del danno. Io credo che sia giusto far vedere il danno che veramente queste forme di crimini fanno. E io non conosco ovviamente la faccia della persona che ha ucciso mio figlio, se può andare più avanti, però conosco le nausea del sangue. Ecco, spesso si dice, un bicchiere, questo aveva 1.6 tasso alcolemico, rappresentano 12 bicchieri di vino, sono 2 bordolesi, quindi quando parliamo di alcol spesso diciamo il vino, birra. Questo signore si era bevuto poco prima questa quantità di vino. E so anche che nel sangue c'era la cannabis. Quindi non stiamo parlando, diciamo, di cose piccole, ma stiamo parlando di situazioni definite e prevedibili. Allora, cosa succede oggi? Cos'è il quadro normativo attuale? L'abbiamo fatto vedere prima, ma lo voglio mettere sulla bilancia perché credo che sia importante. Sulla sinistra c'è, diciamo, casi come quello di mio figlio. Se consideriamo l'alcol e la droga sono dai 3 ai 10 anni, però insomma, se consideriamo altre sono dai 2 ai 10 anni. E sulla destra c'è il furto pure aggravato, l'articolo 625 del codice penale, che significa io rubo un portafoglio in un autobus. Ecco, la bilancia del nostro codice esattamente oggi dice dai 3 ai 10 anni, quindi li mette esattamente sullo stesso piano. Ora io credo che tutti quanti qui dentro siamo uomini e donne che vedono che un po' i criteri di beccaria sulle quali sono nati il nostro codice, sulla proporzionalità della pena, se ne vanno, perché non credo che un furto di un portafoglio abbia la stessa gravità di uccidere una persona in quella maniera. E se vogliamo essere ancora più precisi, la parte a destra è forse addirittura più pesata, perché nella parte a destra voi vi insegnate che lo potete arrestare, anzi forse lo dovete arrestare. E quindi questo è dove siamo attualmente. Allora, cosa che quanti sono? È difficilissimo dirlo ancora, perché quanti sono gli effetti? Noi stiamo guardando molto l'effetto dell'alcol e della droga, ma perché i dati ha fatto vedere prima il dottor Bisogno, purtroppo dal 2010 non rileva più l'Istat, perché i dati dell'Istat erano inattendibili sulla rilevazione dell'alcol e droga. E quindi facciamo riferimento a più fonti, quindi che sono fonti dell'ASAPS, della Polizia Stradale, della Polizia Municipale, sono fonti della comunità europea, sono fonti dell'Istituto Superiore della Sanità. Possiamo dire che sono circa il 30% e non ci sbagliamo di molto. Quindi circa un terzo delle morti sono probabilmente, diciamo con molta probabilità, causate dallo stato di ebbrezza, e non contiamo la parte della droga. Quindi è un fenomeno importante. Allora, come cambiare? Noi abbiamo fatto insieme all'ASAPS, all'Associazione Borgogna, al Comune di Firenze, primo firmatario allora Matteo Renzi, una proposta di legge. E su questa, chiaramente noi siamo, ovviamente sarà il Parlamento, sarà il Governo a decidere, ma ci sono alcuni punti che a noi, di cui vogliamo parlare. Sono, allora, il primo è un punto per noi importante, da omicidio colposo a omicidio stradale. Allora, noi vorremmo, senatore e signor Ministro, che potenzialmente uscisse dal colposo, e le spiego anche perché. Perché, ad esempio, il nostro codice penale prevede la inapplicabilità della recidiva sui reati colposi. Per cui assumiamo che chi ha ucciso mio figlio riprenda la patente, lo può fare. Non è recidivo se uccide un'altra persona, quindi... Allora, questo è una cosa, ovviamente io non voglio fare il tecnico, ma è qualcosa che comunque bisognerà aggredire, perché chiaramente è un reato grave e la civiltà deve essere fatta. E poi il fatto che non sia, che scriva colposo e non volontario, ad esempio è una cosa anche, le questure non li contano come omicidi.
gli omicidi colposi non vengono contati, perché si dice che è colposo, quindi è un omicidio leggero. Ci sono un sacco di cose che sinceramente cambiano nel momento in cui questo maledetto aggettivo colposo si attacca all'omicidio colposo. Ne abbiamo già parlato della pena, e abbiamo già parlato della flagranza di reato, dell'arresto, o quello che noi chiamiamo l'ergastolo patente. Allora, ovviamente anche con bisogno siamo d'accordo, nel senso, noi comunicativamente diciamo l'ergastolo della patente, poi se sono 15 anni, se sono 20 anni, cioè questo deve essere un segnale forte, e io qui faccio sempre l'esempio, se lei per un reato colposo, ad esempio in un incidente di caccia, lei uccide qualcuno, io credo che il porto d'armi non lo riprenda. Ecco, quindi diciamo c'è questo senso di uniformità di cui avremmo veramente bisogno. Allora, direi dove siamo. Io vi ringrazio il Parlamento per quello che sta facendo. Ho qualche dubbio, mi permetta, perché sono 4 anni che un po' frequentiamo e nella palude, con tutto il rispetto, insomma, è difficile, è complesso, eccetera. Quindi veramente vorrei, visto che c'è il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno, c'è una grossa tendenza a farlo, farlo con un decreto legge sarebbe sicuramente un elemento di accelerazione, ma questo lo lascio a voi ovviamente la discussione. E chiudo con una metafora, e lo faccio, mi viene in mente, ringraziando l'amica Elisabetta Mancini, che sempre, anche col progetto Chirone, parla di mitologia, e quindi mi ha fatto venire in mente il letto di Procuste. Non so se conoscete la storia del letto di Procuste. Allora, Procuste era un agricoltore che viveva a Atene, aveva una strana abitudine, era quella di prendere i viandanti, li invitava a cena e li faceva mangiare molto bene e poi gli diceva: prego, dormite, mettetevi a letto. Però allo stesso tempo voleva che la dimensione del letto fosse esattamente la dimensione del viandante. Quindi cosa faceva? Tagliava le gambe al viandante. Ecco, allora noi crediamo che stia succedendo esattamente questo. Cioè il letto del colposo è un letto di Procuste, cioè quello che sta accadendo è che vengono tagliate le gambe alle vittime e la famiglia delle vittime. Noi vorremmo invece che fosse aggiustato il letto. E quello sulla destra è Teseo, che oltre a uccidere il Minotauro riesce a uccidere anche Procuste facendolo sedere nel letto e tagliandogli la testa. E veramente vorremmo che il governo riuscisse a fare Teseo e con un decreto legge portare a casa quello che credo sia veramente una battaglia di civiltà e di giustizia. E io vi ringrazio.